La legge 150/2000 fu varata agli albori del web. Dopo 18 anni si sono affermati anche i social media, che molte amministrazioni usano con dei risultati eccellenti. Del resto i social si affermano anche come mezzi di trasparenza in tempo reale, cioè rispondono al cittadino in modo concreto, fornendo atti e documenti senza neanche passare per le procedure previste dal FOIA. Cosa ne pensa del giornalismo social che sta emergendo nella pubblica amministrazione? È il futuro oltre che il presente. Credo che possa essere veramente la svolta della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che sia capace di utilizzare bene i social, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto finora dell'accesso da parte del cittadino potrebbero anche un domani essere totalmente superati, perché se arriviamo a dei social ben organizzati, con delle strutture preparate, è chiaro che a quel punto ci potrà essere una sorta di comunicazione quasi diretta in tempo reale. Quindi io lo vedo non solo come il futuro, ma lo vorrei anche come presente. Non sfugge a nessuno che il social poi è ovviamente estremamente pericoloso, quindi se non gestito bene, ovviamente tutti quelli che sono i vantaggi che immagino potrebbero portare anche una serie di problematiche. Quindi io non sono assolutamente dell'idea che di fronte a questi rischi allora dobbiamo così smettere di pensare al social come strumento importante. Sono consapevole che vada utilizzato, ma vorrei delle persone esperte, capaci, che ovviamente tra l'altro siano particolarmente preparate, perché non c'è niente di peggio che la risposta immediata, perché se non c'ha dietro una grande preparazione è una risposta della pubblica amministrazione sbagliata. Quindi tanto più i social vanno avanti, quanto più vedo la necessità che chi li utilizza sia persona di alto profilo. Cioè non vedo il social lasciato al meno esperto. Credo che il social debba essere gestito da persone brave, esperte, che sappiano parlare di DPA.